Guarda, con registi così diversi come sono Moretti e Amedeo, eppure richieste precise da loro non mi sono mai arrivate, non è che ti dicono, posso usare degli aggettivi più che altro, per esempio una cosa molto buffa di loro, ma è che, e poi l'autentica, Amedeo da probabilmente da terzo film che abbiamo fatto, che era Porta Aperta, e stiamo parlando degli anni 90. Lo giuro, da quel momento lui mi dice sempre, Franco, musica come se piovesse. E poi ricordati, neanche un po', questa canzone che cantavamo, Nabucco. Quella musica lì, presa senza tutta la mente in croce, ha un che di popolare che riporta le radici che si suonano già in quella Sicilia, la Calabria, quelle cose popolari. Poi io faccio altre cose, e sia suscettibile così. Però per dire poi, da un certo momento in poi, dopo l'America, non è venuto a casa a sentire nulla, cioè, e quindi scatta una fiducia che è quella che poi produce il massimo tra le persone, perché sai che ti vuole bene, che ti vuole bene, certo. Ecco, Nanni, allo stesso modo, ormai dice, guarda, però ti pure fanno quella cosa un po' maleducata e farti sentire molto la musica montata di un altro film che ti svia o della testa, non ti lascia l'opportunità necessaria per inventarsi qualcosa. Ecco, sono due registi che non chiedono, ma c'è una generosità dietro, per esempio, da parte di Gianni in particolare, di Rachele, quindi è molto cooperativo. E quella cosa lì parla molto di più, forse c'è troppo la stessa interessante. Ma certo, lo scatto poi è quando finalmente ci siete tanti aggettivi, ci siete tanta musica e così via, vedi il film, capisci lo stile, capisci che quello che era un sogno è stato trasformato in un'altra cosa, anche per il regista stesso. E allora lì comincia la bellezza dell'invenzione e dei rimbalzi reciproci, insomma, in qualche modo. Ecco. Ci sono altri registi che stanno la musica, da Paul, per esempio, è un regista coltissimo di musica che conosceva cose che io neanche conoscevo certe volte. Però altrettanto è stato importante perché c'era un grande rispetto, poi lui mi ha chiesto delle cose che e così a altri, appunto, che sono molto, molto vaghi in indicazioni, anche diciamo che potrebbe andare bene qualsiasi cosa. Quindi a quel punto non saprei dire cosa è meglio essere.